Niente, allora fermo la macchina perché sento l'esigenza di fare questo appello. È un video egoistico, cioè nel senso faccio un appello per la categoria, per la mia categoria, mondo dello spettacolo. So, mi sembra strano e noi facciamo appelli, chi ci lamentiamo pure noi. E voi dite, Madonna, pure voi! Lo so, sì, ma ci dice, non vorrei deludervi, sì, anche noi. Ieri il presidente Conte ha chiuso di nuovo i teatri, i cinema, niente, volevo soltanto dirvi questa cosa, che già stavano chiusi, cioè già erano chiusi, ma ha anche un valore simbolico se voi il fatto che li avete richiusi, cioè nel senso avete proprio detto chiudiamoli meglio, chiudiamoli bene, non diamo spiragli a qualche eroe, qualche pazzo che vuole ancora fare il teatro, vuole fare il cinema, invece l'hanno proprio chiuso, cioè non si può fare più, mi dispiace, ma non si può fare più. E ieri l'hai detto, mi dispiace, perché l'unica cosa che dite se, cioè mi dispiace, perché già lo so, nella riunione che avete fatto prima, no? Cosa prima di fare il DCP con il ministro Franceschini, con la sua grande personalità, ha detto che dovremmo parlare anche del mondo dello spettacolo, Madonna mia, sempre mia, sempre in mezzo, tutto questi pensieri, solo voi ci mancava, e che devo fare, che devo fare, Franca Dì, che devo fare? E dice a meno che ti dispiace. Mi dispiace, ho detto, va bene? Boh, passiamo avanti, dobbiamo parlare ancora di questo mondo dello spettacolo. Purtroppo è così. Cioè, veramente voi, una volta che avete detto che vi dispiace, quando lo dite, poi voltate pagina. Invece io non vi vorrei. Però è una cosa che ne dovremmo parlare. È venuto il momento di parlarne. Ne hanno fatto molti miei colleghi autorevoli. Che evidentemente il loro spessore grande di studi classici, di recitazione di grandi classici, vi hanno portato fuori strada, cioè nel senso che la loro grande dignità e la sensibilità, lo spessore artistico non sono arrivati molto bene a voi, che questo spessore non ce l'avete proprio. E allora cerco di dirvelo io che su tutto il radar e non ho mai recitato un classico. Vi dovete muovere, è venuto il momento, ci avete rotto il cazzo, non c'è più possibilità di aspettare, scegliete il nostro comparto, come lo chiama il presidente, che si muore di fame, che non può mangiare, perché i teatri, i cinema non sono mai realmente ripartiti da febbraio, non lavorano da 8 mesi, qualsiasi essere umano che non lavora da 8 mesi non va più magna, come ve lo devono dire? Questo è, diciamo, il messaggio di un attore più terra terra. Però veramente vada movera, cioè si sta rivelando nella sua tragicità una cosa antica, no? Che quando ti chiedevano tu che mestiere fai, l'attore, loro facevano, ma no, realmente, veramente, non scherzare, veramente che mestiere fa, mo veramente si sta rivelando così. Cioè, non ci cagate proprio, cioè, sembra proprio chiaramente palpabile il fatto che quando ci mettiamo pure noi in mezzo, la gente fa, Madonna mia, veramente, pure loro non si può. E non è così, purtroppo non è così. Noi non abbiamo, cioè non c'è nemmeno una forma di solidarietà che voi potete fare. Cioè, per i miei amici fratelli ristoratori, per esempio, se uno vuole attuare una forma di solidarietà, dice vado a mangiare a pranzo. Noi non siamo all'altezza, non abbiamo non abbiamo il merito nemmeno di avere una forma di solidarietà. Però è venuto un momento, non vorrei sfruttare la suscettibilità, ma è venuto il momento di pensarci. Il mondo dello spettacolo esiste, è un lavoro, fare qualcosa inerente nel mondo dello spettacolo e vi diverte a volte anche parecchio, è un lavoro. Non so se mi sono spiegato, è così.